Salve amici, bentrovati. Dopo questa pausa estiva vi propongo un'esperienza appunto che ho fatto quest'estate di una meditazione. Sapete che vi propongo sempre esperienze personali, già sperimentate, diciamo. La meditazione attuale l'abbiamo chiamata delle 3 R e poi vedremo insieme il perché. Intanto vorrei spiegare che se facciamo attenzione ad un percorso spirituale possiamo fare l'ipotesi di trovarci in una dimensione quantica. In questa dimensione quantica è vero che il passato non è più modificabile, ma è modificabile il futuro, nel senso che ci spostiamo in una realtà altra, diversa. Per fare questo ovviamente occorre un intento, una volontà, una consapevolezza, un progetto tra virgolette. Sappiamo che i nostri corpi, i nostri veicoli, strettamente connessi uno con l'altro, il corpo eterico, il corpo mentale, il corpo emotivo, il corpo fisico, eccetera, reagiscono a una determinata fascia di frequenze, nonché ai condizionamenti del suono e quindi verbali anche. Quindi, quando ad esempio viviamo una realtà attuale generata da un passato percorso di un certo tipo, si genera una situazione, ad esempio, che per dire nell'ambiente di lavoro potrebbe configurarsi in una condizione che ci opprime, ci costringe, ci fa ombra, tra virgolette. Cosa accade? Sui corpi sottili accade che si ritraggono. Sì, così come il corpo fisico si irrigidisce, si contrae, anche il corpo emotivo, anche il corpo mentale e anche il corpo eterico si ritraggono, si restringono, si chiudono su se stessi, si avvolgono su se stessi per proteggersi. A lungo andare facciamo abitudine a questo stato di cose, a questa condizione, e non ci rendiamo più conto che non abbiamo più respiro, nel senso che non abbiamo più spazio, non abbiamo più orizzonti ampi su tutti i livelli. E questo si ripercuoterà su di noi, sul nostro vivere. Allora cosa vogliamo fare in questa situazione? Vogliamo cercare di concederci l'opportunità di aprire questa condizione, di aprire gli spazi, di aprire gli orizzonti, di allargarli, di espandere anche la nostra consapevolezza. Vi racconto questo perché l'esperienza l'ho fatta su di me in un momento in cui ero sola in casa e per la prima volta mi sono resa conto che ho fatto un profondo respiro e la mia aura ha fatto un salto, si è aperta, si è allargata, felice di potersi allargare. Questo mi ha dato la misura di quanto inconsciamente subiamo i condizionamenti della restrizione. Perché se io fossi stata sempre cosciente, in quel momento sarebbe stato un momento abituale, invece è stata un'esperienza nuova. La stessa cosa mi è accaduta con la mia nipotina di 1 anno e mezzo, la quale mi ha chiesto a un certo punto, in un momento in cui era a stretto contatto con la natura, in giardino, di allontanarmi di qualche passo. Questo mi ha dato di nuovo la conferma di come Laura abbia bisogno di questo respiro improvviso, di questa espansione dove non c'è nessuno che le fa confine, che le fa ombra, che la costringe, che la controlla o che la inibisce in qualche modo. Allora lavoriamo su questo e lavoriamoci con coscienza, con consapevolezza e con la volontà di fare qualcosa in quella direzione. Ci apriamo a una realtà nuova, a una realtà altra, anche solo a una realtà più espansa, di respiro, di libertà, di rilassatezza. La meditazione l'abbiamo chiamata delle 3 R perché consta di 3 livelli, di 3 step. Il primo step è il resettare, cioè il cancellare volutamente tutti i condizionamenti e tutte le stratificazioni che si sono stratificate nelle cellule, negli atomi dei nostri corpi, liberando quel quantum di energia, di potenzialità. Quindi resettare significa sganciarci da tutte le memorie inutili o comunque non più attuali o comunque restrittive,
bloccanti, limitanti. Il secondo step, scusate, è la riconnessione, perché una volta effettuato lo sganciamento da tutto ciò che è inutile, ci vogliamo riconnettere a un software più elaborato, più evoluto, più ampio, di maggior respiro. Quindi ci connettiamo alla matrice umana e cosmica di un archetipo perfetto. Senza manipolazioni, come era la matrice iniziale, la matrix iniziale. La terza fase, la più importante a mio avviso, è il ringraziamento, perché la gratitudine porta con sé una gamma di frequenze di alto potenziale energetico, di grandi opportunità e soprattutto di grande soddisfazione per noi, che ne siamo consapevoli o meno. Accade. E a questo proposito mi rifaccio al maestro Masaru Emoto, che ha messo a punto una tecnica di osservazione delle molecole dell'acqua, come reagisce la molecola dell'acqua quando viene pronunciata la parola grazie. È un esagono perfetto, un piccolo capolavoro di perfezione che sembra un ricamo. È perfettamente simmetrico, è perfettamente armonico. È il simbolo della parola grazie in tutte le lingue ed è stata fotografata. Potete andare sul sito di Masaru Emoto a vedere questo esagono meraviglioso della parola grazie. È una molecola d'acqua ghiacciata che lui poi ha fotografato. Bene, ci poniamo in una condizione di tranquillità, come al solito spegniamo cellulari, telefoni, televisione e quant'altro. Allontaniamoci da eventuali fonti di disturbo e prendiamoci questo spazio di pochi minuti. Facciamo un breve rilassamento del corpo a partire dai piedi, le gambe, l'addome, il torace, le braccia, le spalle e la testa. Rilassiamo anche il cervello. Facciamo tre respiri profondi, inspirando dal naso ed espirando dalla bocca per allentare le tensioni, per liberare il diaframma. Quindi inspiro. Ed espiro, inspiro, ed espiro, inspiro, ed espiro. Concentriamoci mentalmente sul terzo occhio, sul punto fra le sopracciglia. Iniziamo dal resettare e ripetiamo a noi stessi: io mi libero dei condizionamenti e delle memorie di manipolazione, di limitazione, alle quali vengo sottoposto quotidianamente. Dall'inizio della mia vita fisica attuale fino ad oggi. Lascio andare anche tutto ciò che è servito e che ora non serve più. Resettiamo completamente, una lavagna pulita, una mente libera, un'emotività calma, tranquilla, un corpo fisico rilassato. Equilibrato, armonioso, un'aura cristallina di un colore lilla violaceo, omogenea, perfetta. Lasciamo andare tutto, senza remore, senza paure. Liberiamoci della zavorra. Dei pesi inutili, di ciò che in una condizione altra e nuova non occorre più. Concediamoci l'opportunità di entrare nel nuovo, di accogliere il nuovo.
Nel secondo step, per aiutarci nel fare questo, ci riconnettiamo alla Matrix divina, all'archetipo umano perfetto, ancestrale, iniziale, al progetto divino dell'umano. Ci connettiamo a questa Matrix perfetta per avere un riferimento, tra virgolette, nei piani sottili, che ci aiuta, che ci possa guidare, che ci sostenga. Stiamo collaborando alla creazione di una consapevolezza nuova. Nuova perché non più dipendente dalle manipolazioni di chi tenta di sfruttare per mercimonio o per schemi di potere le nostre debolezze umane. Andiamo oltre, in un terreno nuovo, in cui tutto questo diventa inutile, diventa insensato e viene lasciato al suo destino di rigenerazione. Mentre noi consapevolmente ci poniamo in una condizione di apertura, di accoglienza. La terza fase, la più importante, è la gratitudine. E diciamo grazie alla Matrix divina per l'opportunità. Diciamo grazie a tutti coloro che fanno lo stesso percorso, perché sostengono l'onda che noi stiamo cavalcando. E diciamo grazie a noi stessi per il lavoro che stiamo facendo, per la fatica che ci costa e per la grande disponibilità che dimostriamo. Con questo senso di gratitudine, tutti i nostri corpi si alleggeriscono e si espandono, si allargano, si caricano di un'energia luminosa effervescente. E a questo punto sono io che ringrazio voi per condividere questo con me, per ascoltarmi, per esserci e per collaborare.